A inizio quest'oggi all'Ars la 17ª legislatura con l'insediamento dei 70 parlamentari e l'elezione del Presidente dell'Assemblea regionale. Un'elezione thriller con i numeri che ballano a supporto della maggioranza di centrodestra, che peraltro oggi presenta l'assenza di uno dei suoi componenti, Pippo Giannuso, colpito da un grave lutto familiare. La legislatura inizia con grandi aspettative. Alfio Papale l'ha definita un percorso di speranza. Il presidente della regione Musumeci ha dato corso alla lettura dei nomi dei componenti dell'esecutivo, ma ha precisato che le dichiarazioni programmatiche verranno rese d'accordo con il Presidente dell'Assemblea che verrà eletto, quindi nei prossimi giorni. Oltre al Presidente dell'Ars, in questa sessione che si protrarrà nella settimana entrante, l'Ars deve eleggere due vicepresidenti, tre deputati questori e i componenti dell'ufficio di presidenza.